Allora, come città di Gerazzano avete istituito il centro sanitario Municipale. municipale. Ecco, ce lo spieghi meglio. Quando è iniziata la seconda ondata e abbiamo visto un'impennata dei contagi e abbiamo visto le difficoltà in cui si trovavano le ASL a riorganizzarsi in termini di mappatura dei contagi, quindi in termini di prevenzione, noi abbiamo deciso di dare il nostro apporto come comune. Quindi con spirito di collaborazione abbiamo creato questa struttura che fa capo al sindaco e ai medici di famiglia e la comunicazione passa soltanto attraverso loro. Cioè, oltre a ricevere dati dalla ASL, i medici di famiglia che stanno a diretto contatto con i loro assistiti comunicano al comune la positività dei propri assistiti. Questo ci permette ovviamente di venire a conoscenza in tempi reali della situazione di contagio all'interno del nostro paese. Per cui poi questa struttura, Centro Operativo Sanitario Municipale, interagendo con la COC, che è il Centro Operativo Comunale, dove all'interno noi abbiamo la Protezione Civile, la Croce Rossa, volontari carabinieri, i carabinieri stessi, possiamo assistere tutti coloro che si trovano in una situazione di quarantena o di isolamento e soprattutto quelle persone più fragili. Mi riferisco a pazienti di una certa età, mi riferisco a pazienti che hanno delle comorbidità. Dopo uno studio retrospettivo partito dal 1 ottobre, noi abbiamo iniziato a dare le prime comunicazioni intorno al 25 di ottobre. E quindi siamo ad oggi, che è il 7 di novembre, e abbiamo sotto controllo la situazione dei contagi all'interno del nostro paese. E quanti sono al momento i contagi veri, non quelli? L'ultimo dato è di 43 positivi, di cui 8 sono ospedalizzati, nessuno si trova in gravi condizioni, cioè in terapie intensive, qualcuno sicuramente avendo un basso tasso di saturazione dell'ossigeno viene assistito con, noi chiamiamo la CPAP, un casco per facilitare la respirazione. E questo casco l'avete acquistato voi o ve lo No, fa? no, no, no. Questi pazienti sono ospedalizzati, quindi vengono utilizzati all'interno dei reparti ospedalieri o all'interno delle terapie Ho capito. E quindi a casa voi pensate a tutto, diciamo, l'apparato intensive. Noi tecnico? pensiamo all'assistenza domiciliare di tipo sanitaria e di tipo, come posso dire, di tipo sociale, perché ovviamente interveniamo nel ritiro dei rifiuti speciali, ovviamente, oppure nel rifornimento dei farmaci o di alimenti in quelle persone che non possono uscire dalle proprie case. Perfetto.